100 imprese che per attinenza al tema del turismo accessibile operano in settori attigui. Alcune considerazioni di contesto generale, poi ripeto, ci sarà una nota specifica che ripercorre in alcuni articoli anche degli elementi di dettaglio. In generale, ecco, la necessità davvero di un approccio generale su un turismo per tutti. Occuparsi di turismo accessibile è sicuramente, ecco, un elemento di attenzione per un turismo ampio e un turismo che sia alla portata di tutti. La materia del turismo accessibile, certamente non lo devo dire a voi, ma per arrivare a una proposta di carattere operativo, ha un carattere trasversale, poiché tocca una molteplicità di materie che sono oggetto anche di differenti competenze legislative, statali, regionali, e dunque, ecco, c'è bisogno di un coordinamento importante e continuativo. Per questo, ecco, volevamo proporre anche l'istituzione di una cabina di regia che possa dare davvero sostanza, oltre a questa proposta di legge già molto significativa, anche a un confronto costante per poter poi declinare via via altre proposte sempre più operative e sempre più specifiche. Infine, ancora un richiamo per i segmenti dell'offerta turistica. Nella proposta di legge viene richiamato anche in generale, diciamo, l'interesse per la natura. Volevamo sottolineare come ci sia anche una grande richiesta di un'offerta di vacanza sportiva per le persone con disabilità, che oggi, ecco, trova difficilmente una risposta sul nostro territorio nazionale. Quindi anche su questo segnalavamo l'importanza di includere anche questa tematica. Infine, un'ultima raccomandazione, ecco, di utilizzare il più possibile in tutto il dispositivo di legge il termine persone con disabilità, così come è stato sancito dalla Convenzione delle Nazioni Unite firmata a New York nel dicembre del 2006. Poi dicevo, non entrerò nello specifico degli articoli, lascio al documento, però ecco alcune considerazioni generali. Intanto nell'articolo 5 mi permette di sottolineare come non venga fatto riferimento per esempio, alle persone sorde. Dunque, in generale, con un richiamo, un'attenzione all'accessibilità davvero per tutti, e dunque di riflettere in generale sul ricorso ad ausili tecnologici e multimediali che permettano, ecco, di davvero rivolgere. L'articolo Mi 6. scusi, se può ripetere l'ultima frase perché l'abbiamo persa, è andata via l'audio. È andato via l'audio. In generale, dicevo, sull'articolo 5 mi permette di richiamare la necessità di includere tutte le disabilità. Dunque, per esempio, qua non veniva fatto riferimento alle persone sorde, quindi il tema di ragionare sulle persone con disabilità davvero per tutte le disabilità. Su questo, ecco, richiamavo la necessità di fare ricorso ad ausili tecnologici e multimediali che possono sicuramente rendere accessibile le destinazioni, così come anche il nostro patrimonio culturale. Nell'articolo 6 mi permette invece di accennare al tema dell'accessibilità complessiva. Mi spiego meglio, spesso da sempre, ecco, si fa riferimento al turismo accessibile immaginando un po' l'accessibilità della singola struttura. Lo sforzo che riteniamo insomma, che oggi sia ormai doveroso fare, ecco perché anche richiamo una cabina di regia all'istituzione, una cabina di regia, lo sforzo da fare è quello davvero di immaginare le destinazioni accessibili, immaginando davvero di andare oltre la singola struttura, perché poi c'è il tema dei trasporti, il come arrivo alla singola struttura, e spesso, ecco, qui le difficoltà sono davvero significative. Vado all'articolo 9 in cui si parla di formazione perché a nostro avviso è uno degli elementi centrali per quel salto di approccio generale al tema del turismo accessibile. Si fa riferimento giustamente a tutto il tema della formazione per gli istituti di istruzione professionale, indirizzo gastronomia, ospitalità alberghiera, però per esempio, ecco, volevamo in modo costruttivo magari sottolineare l'importanza di coinvolgere anche i licei sportivi, come dicevo prima, la richiesta di turismo sportivo è elevata, e dunque anche preparare già dall'inizio, ecco, chi opererà in questi settori all'attenzione alle persone con disabilità ci sembrava
assolutamente centrale. La stessa cosa per la formazione del livello universitario, sia nelle discipline turistiche, culturali, sportive, ma anche di ingegneria edile, di architettura, ecco un approccio davvero trasversale al tema del turismo per tutti. Una formazione che riteniamo da operatori del settore tanto più necessaria per chi già ecco, lavora nel settore turistico, quindi in modo però anche qui trasversale, dedicato una formazione dedicata all'accoglienza a chi fa accoglienza per i turisti, ma anche immaginiamo a chi si occupa di ristorazione, a chi è nelle strutture museali. E poi ecco magari anche l'opportunità, ma questo magari poi lo lasciamo a un momento di confronto, magari appunto in cabina di regia, in un tavolo permanente che se vorrete appunto approfondire ne saremo felici, l'opportunità anche di figure nuove, figure professionali nuove che possano progettare delle offerte accessibili sul territorio. In chiusura, e poi davvero lascio una nota di 3 pagine, tutti i dettagli nel merito, il richiamo all'importanza di questo tema che appunto siamo molto davvero soddisfatti di questa proposta di legge che ci permette di entrare nello specifico, ma sottolineiamo ecco, lo sforzo ulteriore che riteniamo sia necessario fare per davvero un turismo che sia per tutti. E da questo punto di vista la cooperazione che opera nel settore turistico, ma che ha anche le competenze di tutta la parte, come vi dicevo, della cooperazione per esempio sociale, che ha come riferimento proprio le persone con disabilità, ecco, crediamo di poter dare un valore aggiunto che siamo pronti ecco, ad offrire anche in successivi incontri. Grazie per la chiarezza della valutazione e dell'intervento. Chiedo se ci sono colleghi che intendono intervenire e fare domande. No, vedo che non abbiamo interventi, la ringraziamo ovviamente per questa audizione e poi ovviamente recepiamo il documento che è stato preparato. C'è un intervento? No. Ah. Do la parola pertanto alla Presidente Giovanna Bardi, buongiorno, grazie per essere buongiorno, con noi. Buongiorno. Buongiorno a lei e ricordo che il tempo complessivo a disposizione per l'intervento è di circa 5 minuti, chiediamo anche a lei di non dare lettura di un documento ma eventualmente di sintetizzarlo. Prego. Sì, buongiorno a tutti e sono molto contenta di poter esprimere anche io, insomma, come penso lo abbiano già fatto in molti, l'apprezzamento per questo provvedimento che in qualche modo sentiamo. So che prima di me avete audito anche la collega di Confcooperative, quindi sentiamo un provvedimento molto vicino al tipo di turismo che la cooperazione offre, perché è un turismo sicuramente che mette al centro le persone, il benessere delle persone, il welfare, quindi la cooperazione di Culturmedia, oltre 1 migliaio di imprese diffuse in tutto il paese, in tutte le aree del paese, hanno un approccio trasversale al turismo, con un'attenzione al benessere e alle esperienze delle persone e con un coinvolgimento delle comunità locali, a partire praticamente dal modello di impresa, che è un modello che coinvolge, radicato nei territori e che coinvolge le comunità. Ma vengo subito al dunque, quindi abbiamo apprezzato l'approccio proprio al tema dell'accessibilità come condizione non parziale dell'offerta turistica, ma come proprio condizione della sua universalità. E questo lo apprezziamo moltissimo perché ovviamente il concetto di
disabilità non significa parlare soltanto, pensare a un segmento delle persone, ma pensare praticamente a un'offerta esperienziale, accessibile a tutti. Così come abbiamo apprezzato che si sia guardato sia, diciamo, alla fase informativa, un po' a tutta la customer journey, cioè prima, durante e dopo la visita. Ecco, a questo proposito, quello che volevamo sottolineare, se sul tema degli incentivi che giustamente avete articolato come incentivi diretti, cioè incentivi alle imprese, e incentivi indiretti, quelli appunto che incentivano l'acquisto, quindi da parte dell'utenza, se in qualche modo non è possibile introdurre anche accanto a quei temi delle barriere fisiche, che sono temi che riguardano soprattutto la ricettività o anche i luoghi dove si fanno esperienze turistiche, non pensare ad allargare anche ai servizi, alle esperienze, all'offerta di esperienze dedicate. E quindi fare in modo che l'idea di accessibilità di incentivo sia rivolta soprattutto non solo, diciamo, all'infrastruttura fisica, ma anche ai soggetti che alimentano, fanno rete nel territorio, incentivando pacchetti che comprendono, oltre all'ospitalità, anche tutta una gamma di servizi che possono arricchire la visita, l'esperienza di visita. Il concetto di accessibilità è in qualche modo un concetto che riguarda non il singolo luogo, la singola struttura, lo sappiamo bene, è un concetto che riguarda molto probabilmente il territorio, e quindi in tutto questo insieme di incentivi potrebbero essere premiati proprio quei progetti di rete territoriale, ad esempio DMO accessibili, quindi non solo singoli poli accessibili, ma DMO accessibili che includono proprio la capacità dei vari operatori del territorio di fare rete insieme, perché l'accessibilità riguardi tanto la mobilità tanto quanto le offerte personalizzate e dedicate. Magari su questo vi potremmo anche fare una proposta specifica. Benissimo il tema dell'istruzione, perché è dalle persone, dagli operatori che si può avviare una trasformazione del turismo in turismo accessibile. Probabilmente accanto ai temi verticali, alle competenze verticali sull'accessibilità, vorrei che si riflettesse anche sulla possibilità di includere il tema dell'imprenditività. Dell'imprenditività come fattore innovativo e determinante delle nuove professioni turistiche. Quindi l'idea proprio di formare degli imprenditori del turismo accessibile, che naturalmente idea per la quale noi ci offriamo naturalmente di collaborare. E vado a concludere, tutta questa materia, essendo così complessa e articolata, dovrebbe molto probabilmente dar luogo a una cabina di regia, a un comitato, a un soggetto che monitora e cerca di dare anche degli indirizzi e delle linee di miglioramento. Ecco, una cabina di regia possibilmente composta anche dalle associazioni, dalle principali associazioni di settore. Naturalmente noi ci candidiamo in quanto alla cooperazione, avendo sia la cooperazione turistica e culturale sia la cooperazione sociale, diciamo, può essere, diciamo, un interlocutore in entrambi i versanti, sia quelli dell'appunto dell'utenza e della domanda, sia quelli dell'offerta. Devo invitarla a concludere. Sì, io ho finito dicendo che appunto ci sono anche delle buone pratiche che, se volete, possiamo benissimo mettere a disposizione,
e che possono in qualche modo dare il senso del contributo che a questo settore la cooperazione può dare, perché tra Grazie, l'altro. mi chiedo scusa Grazie. Malta, il tempo è terminato. Chiedo Grazie. all'onorevole Pavanelli, forse voleva intervenire, se Sì, non ho visto grazie male, prego. Presidente. La ringrazio molto per le informazioni e gli spunti che ci ha dato. Io volevo solo fare una domanda rapidissima. Voi come associazione, come soggetto ovviamente interessato a questa accessibilità per quanto riguarda le esperienze, se avete contezza del fatto che in ogni regione, in ogni parte d'Italia già ci sono questo tipo di esperienze, o se in realtà ci sono poi in alcune aree mancanza proprio di questo tipo di infrastrutture e appunto di esperienza, dove si può ovviamente anche migliorare dal punto di vista locale, anche con politiche locali, non solo nazionali. Grazie. Chiedo se, Sicuramente. aspetti, mi scusi, Grazie. Presidente, perché dobbiamo vedere se ci sono altri interventi. No, io le chiedo velocemente anch'io se, visto che ha citato la rete, l'esperienza, eccetera, ci può fare, ma molto rapidamente, perché siamo in chiusura, magari qualche esempio in modo che riusciamo a capire, ecco, di che cosa stiamo parlando. Grazie. Guardi, sicuramente il tema è assolutamente un tema di quelli in cui la sussidiarietà tra i diversi livelli istituzionali è necessario, proprio perché appunto stiamo parlando di territorio soprattutto. Alcuni casi dove la cooperazione è molto attiva e che sono anche emblematici del nostro tipo di intervento sono per esempio alcuni parchi naturali. Cito tra tutti il Parco Naturale di Cervia, così come le foreste casentinesi e l'area di Camaldoli, cioè tra l'altro esperimenti che si fanno di turismo accessibile rivolte alle diverse tipologie di disabilità, che sono anche dei mezzi per valorizzare tra l'altro le aree interne. Quindi devo dire che in questo incentivare e sostenere queste reti di turismo accessibile Devo può chiedere di essere uno rispondere anche alla domanda strumento. dell'onorevole Pavanelli, così poi chiudiamo l'audizione. Grazie. Sì, la domanda è quindi abbiamo contezza di queste esperienze in diversi territori, così come abbiamo contezza anche, per esempio, di esperienze a Roma stessa, dove ci sono delle cooperative sociali che promuovono circuiti di bed and breakfast completamente accessibili, dove si fa anche empowerment per i giovani disabili. Quindi sì, sicuramente è un'iniziativa dove la sussidiarietà tra le istituzioni locali e le istituzioni nazionali è fondamentale, ma la spinta che può dare una legge nazionale anche alle istituzioni locali, secondo noi, è davvero fondamentale. Grazie. Grazie, grazie per essere stata con noi e per la...